finito Mario e siamo a Lizzola, che è la frazione più alta di Val Bondione. Oggi dove mi porti? Lungo il sentiero da Lizzola a Maslana, diciamo, percorriamo questo sentiero storico appena sistemato, chiamato dei Carbonai, perché in corrispondenza di diversi aral, cioè spiazzi in cui veniva fatto il poiat, cioè quell'ammasso semisferico, diciamo, di legna bruciato per ottenere dalla legna il carbone. Le strade sono aperte a un minimo obbligo oggi di legge, se vogliamo, tutto l'anno, tutti i giorni. D'inverno, quando fa molto freddo, si ghiacciano e quindi diventa uno spettacoloso panorama ghiacciato, dove si vedono le cascate che sono bloccate con una massa di ghiaccio. Questo è il Goi del Car, che sarebbe Gorgo del cane. Le storie dicono che un cane di qualche pastone allevatore del posto finì nel serio. Questo bellissimo rifugio tanti anni fa? Sì, sì. È sempre stata la baita dei miei avi. Cosa facevi prima di arrivare al rifugio? Macellaio. Macellaio, per cui tutto sommato sappiamo quello che mangiamo quando veniamo qua. Sì, eh? sì, decisamente. Quali sono le tue specialità qua? Polenta brasato, spezzatini, casoncelli, pizzoccheri, minestroni e le torte. Ma anche di fermarsi però poi a dormire, vero? A dormire. Fermarsi a dormire per poi partire e andare ai rifugi, curò, cocca e fare i pizzi.